E dopo il video di analisi della prima annata di PS5, ovviamente eccoci qua a parlare anche della prima annata di Xbox Serie X, che è la console che io ho avuto modo di provare, quindi mi limiterò a parlare di questa prevalentemente con qualche riferimento a Serie S, ma appunto il focus sarà Serie X, la console di riferimento di Microsoft in questo momento, una console che ha avuto un anno intenso, molto molto intenso, e tante sono le cose da raccontare e da commentare insieme. Un anno però all'insegna della continuità, cioè Xbox Serie X ha avuto forse un'annata abbastanza serena, proprio perché, come poi abbiamo detto tante volte, in tante occasioni, è una console che è nata in conseguenza di un progetto pluriennale che Microsoft ha iniziato a sviluppare già dai tempi di Xbox One, e lo si vede chiaramente dal fatto che l'ecosistema è condiviso, che i prodotti adesso sono stati praticamente tutti rilasciati sotto forma di progetti disponibili sia per la next gen sia per l'old gen, condivisi con l'ecosistema PC. Insomma, è una console che ha vissuto a metà fra due mondi, se vogliamo, Serie X, ma che sta dando grande stabilità grazie proprio alla sua particolare natura, così solida, così stabile. Allora, è una console che ha brillato in un certo qual modo per coerenza quest'anno, perché hanno rispettato tutti quelli che erano i piani originali, non hanno sconfessato realmente nessun progetto, né hanno fatto un dietro front su nulla, a differenza magari di anni passati in cui tendevano un po' a dire sì, facciamo questo, poi ci ripensavano. Cioè, adesso si sta trovando una quadra, e credo che questa sia la notizia migliore per Xbox Series X in questo momento. Una console con un presente molto stabile e un futuro che sembra piuttosto roseo se analizziamo vari aspetti della sua situazione attuale. Allora, partiamo col dire una cosa però. Xbox Series X non ha avuto un lancio particolarmente esaltante, anzi, a conti fatti è stato un lancio anche piuttosto debole. La console è arrivata sul mercato senza titoli esclusivi, senza nulla che potesse in qualche modo spingere il consumatore medio a dire mi porto a casa un Xbox rispetto a qualcos'altro, perché concretamente c'erano un sacco di multipiatta, ma nulla di pensato proprio per Xbox Series X. Non c'era un Halo, non c'era nulla di iconico. Ecco, gli è mancata un po' quel sapore iconico al lancio di Xbox. Però, nonostante questo, attraverso i servizi, la console ha saputo compensare. Perché, a conti fatti, questo è stato l'anno del Game Pass. Un anno in cui il Game Pass ha saputo mostrarsi sempre più ricco, un anno in cui il Game Pass ha saputo potenziarsi progressivamente, e attraverso il lancio in simultanea con il mercato canonico, penso ad Outriders, penso a Back 4 Blood, penso a Forza 5, a tutte quelle che sono le esclusive della casa, il servizio si è reso praticamente imprescindibile per tutti i possessori di una console. Cioè, oggi quello che attira paradossalmente di più non è la Serie X, ma il Game Pass che c'è dentro. Ed è una situazione paradossale, quasi surreale, se vogliamo, perché in questo momento non è importante aver portato a casa la console, ma è importante aver portato a casa il servizio che c'è sulla console. Il che ha reso progressivamente più interessante anche la Serie S, che io non possiedo, che non ho testato, per cui non posso parlarvene, però in linea generale ha dato valore anche a una console meno potente sulla carta di Serie X. E nei fatti, oltre che sulla carta, appunto. Questo poi è stato l'anno anche in cui è stato lanciato l'FPS Boost, un servizio potenzialmente marginale, ma che a conti fatti è stato funzionale a resuscitare tante produzioni vecchie. Tanti sono i titoli che hanno beneficiato di questo sistema, capace di portare un framerate finalmente all'avanguardia su progetti che non ne avevano. Penso anche recentemente a Assassin's Creed, il primo Assassin's Creed che è stato rivisto e ottimizzato con l'FPS Boost e che a 60 frame è una meraviglia. Penso al primo Dragon Age Origins, che è stato anche lui arricchito da questo FPS Boost. Ma tanti altri sono i prodotti che ne hanno beneficiato. Microsoft ha lavorato molto bene sulle rifiniture. Ha lavorato nell'ombra, se vogliamo, senza cose di grande impatto, ma che potevano in qualche modo significare tanto per il suo pubblico, per quelli che lo seguivano, lo sviluppo della console e lo sviluppo di un ecosistema che ormai è diventato più importante della console stessa o delle console stesse. Questo è stato anche l'anno in cui è stata chiusa la retrocompatibilità. E qui torniamo al discorso della continuità. Cioè, Microsoft, attraverso le sue console, Serie X in primis, ha offerto un catalogo praticamente sconfinato. Perché oggi tu puoi giocare a un'infinità di prodotti di retrocompatibilità, quindi non lasciare
indietro il tuo passato, ma al tempo stesso affacciarti anche al futuro. Sì, il Game Pass in questo periodo è chiaramente rivolto al presente, al futuro e al recente passato. Non ci trovi i titoli vecchi, stravecchi. Non è un servizio in cui fare un po' di recupero, però al tempo stesso il recupero lo puoi fare attingendo da quello che è il tuo personale archivio di prodotti. Io ho un'infinità di roba dell'epoca della 360 che ancora oggi è giocabile su Xbox Serie X con FPS Boost, e di conseguenza è molto più godibile. Insomma, più che parlare di Serie X, dovremmo parlare di quello che è l'ecosistema Xbox ormai. E secondo me è la direzione giusta da intraprendere, perché è quella che in qualche modo renderà sempre meno importante la console che ti porti a casa, ma imprescindibile il servizio che andrai a sottoscrivere. In questo senso non possiamo non parlare del cloud gaming, che è nato su PC, nel senso, la possibilità di giocare in cloud, quindi senza scaricare preventivamente i prodotti, ha tutta una serie di produzioni supportate. Il cloud gaming è recentemente arrivato anche su console, dando a tutti la possibilità di sfruttare una selezione di prodotti in attualmente crescita. Allora, è chiaro che questo è un passo fondamentale. Non siamo di fronte ancora a un progetto e a un sistema perfetto, anzi, abbiamo visto nel video dedicato, che mi invito a recuperare quello che l'abbiate perso, è un servizio che ancora ha delle imprecisioni, delle imperfezioni, ci si deve lavorare di più. Fortunatamente Microsoft è un'azienda che ha i fondi per farlo e che, facendolo, potrebbe aprire una prospettiva unica, ovvero quella di permettere un utilizzo perfettamente appagante di prodotti di nuova generazione a chi non possiede hardware di nuova generazione. Sì, perché il cloud gaming è disponibile anche su Xbox One, il che vuol dire che tu su Xbox One puoi giocare in cloud a prodotti che magari non sarebbero disponibili per quella console, ma che tu puoi comunque far funzionare grazie al cloud. Insomma, come vedete, a differenza del video di PS5 in cui abbiamo analizzato la console, qui stiamo parlando praticamente solo di servizi, a dimostrazione del fatto che mai come in quest'epoca la console war non c'ha senso. Perché da una parte c'è un'azienda che promuove un'idea di gaming alla vecchia maniera, molto tradizionale, molto convenzionale, e che risponde a determinate esigenze, lo fa benissimo, nonostante critiche oggettive che vanno fatte, ma in ottica di miglioramento. Dall'altra parte c'è una Microsoft che invece sta lavorando per offrire un futuro fatto di servizi più che di hardware, che è altrettanto interessante, ma è complementare, non in competizione. Ecco perché io tante volte tilto quando vedo discussioni, litigi e cavolate varie in termini di console war. Non c'è il meglio o il peggio, c'è il diverso, che è bellissimo. Detto ciò, quest'anno è stato anche importante per Xbox Series X, ma per l'ecosistema Xbox in generale, anche per l'acquisizione del gruppo Zenimax da parte di Microsoft. Tutto quello che è il catalogo Bethesda, eccetera, eccetera, è arrivato sul Game Pass, è arrivato su Xbox, in forma molto più aperta, molto più libera, supportato dall'FPS Boost, con aggiornamenti per portargli, insomma, tutta una serie di modifiche tecniche per ottimizzarli. Ed è stata una bellissima notizia, perché ha garantito il rilancio definitivo anche di Fallout 76, ha portato a tutta una serie di notizie potenzialmente anche interessanti per il futuro, fra cui alcune meno gradite, tipo l'annuncio di Starfield e The Elder Scrolls 6 che saranno esclusive Xbox, o quantomeno esclusive dell'ecosistema Xbox, quindi anche su PC, ma appunto non arriveranno sulle console della concorrenza. Quindi è stata un'annata importante, ma vedete, ogni punto che affrontiamo ci riporta all'ecosistema e ci allontana dalla console. Queste sono riflessioni importantissime che ci dimostrano quanto questo settore stia cambiando, quanto questo mondo e il modo di concepirlo si stia modificando nel tempo, quanto sia così affascinante l'evoluzione a cui stiamo assistendo. Ecco perché io odio la console war, ragazzi. Comunque, cosa ci aspetta? Ecco, io vorrei fare una chiacchierata, adesso due riflessioni, due, su quello che è il futuro di Xbox, del marchio Xbox. Allora, noi in futuro, i prodotti in arrivo ce ne sono, nel senso, adesso in questi giorni uscirà e sta uscendo Halo Infinite, abbiamo avuto il multi, adesso arriverà la campagna, stiamo aspettando il Blade 2, stiamo aspettando Starfield e The Elder Scrolls 6 che arriveranno, stiamo aspettando Avowed, State of Decay 3, Fable, Redfall di Arkane e Stalker 2, che sarà esclusiva temporale su Xbox per 3 mesi a quanto pare. Nessuna sorpresa, almeno per il momento, in attesa dei Game Awards. Ma
quello che si prospetta è un graduale rafforzamento dell'ecosistema. Senza grandi colpi, senza grandi sorprese, ma un percorso lento ma progressivamente sempre più solido per dare valore a quello che è l'ecosistema della console. Mi aspetto durante quest'anno che magari, ecco, come sorpresa, che magari Microsoft investa ancora di più sul Game Pass per garantirsi l'esclusività magari al lancio di certe produzioni, per garantirsi la possibilità di proporre sul Game Pass al lancio diversi prodotti. Sarebbe interessante, darebbe ancora più valore al servizio, un servizio che tanti definiscono, non è sostenibile, quando in realtà Microsoft ha dimostrato con i fatti che lo è, e che anzi si può ancora costruire di più su quel servizio per renderlo ancora più appetibile. Io l'unica cosa che veramente mi sento di commentare con tono molto critico è Xbox Live Gold. Siamo arrivati a un punto in cui il Gold, nella maniera in cui è sempre stato inteso, non serve più a niente. È diventato una sorta di orpello inutile che si trascina come un cadavere da tempo in memoria senza che ce ne sia motivo. Credo che sarebbe arrivato il momento per fare veramente un salto di qualità e per anche dare un bel messaggio al pubblico, no? Di offrire il multiplayer gratis. Quindi di rimuovere questa barriera previo pagamento che impedisce alle persone di giocare online senza aver sottoscritto un abbonamento al Gold, inserendo magari i giochi gratuiti ogni mese nel Game Pass direttamente. Cioè, col Game Pass tu hai accesso al catalogo dei prodotti e in più ti offro come riscattabili, quindi associabili al tuo account, a prescindere dalla presenza o meno nel Game Pass, dei prodotti su base mensile. Cioè ti regalo qualcosa e ti offro l'utilizzo di qualcosa. Io la vorrei così in questa nuova annata, perché ripeto, siamo arrivati a un punto in cui il Gold lascia veramente il tempo che trova. Cioè sembra un servizio che si porta avanti quasi per tradizione più che per utilità, e credo che sia arrivato il momento di tagliare questo cordone, di aprire il multiplayer al mondo, così come accade su PC, proprio perché appunto parliamo di ecosistema condiviso, però tra due universi digitali in cui da una parte c'è l'accesso libero all'esperienza online e dall'altra no. Allora rendimelo libero anche su console, no? Quello penso sia arrivato il momento. Credo sia arrivato il momento, e credo che quello che Microsoft andrebbe a perdere lo guadagnerebbe in immagine, e gradualmente potrebbe assorbire anche la perdita attraverso un utilizzo più consistente da parte del pubblico del Game Pass. Per cui, non lo so, secondo me lo staranno già valutando, ne sono sicuro, è già da tempo, è questione di sapere quando verrà applicato, ma credo sia questione di tempo. Per cui, ragazzi miei, questo è quanto, insomma, tutti i discorsi che potevamo fare li abbiamo fatti. Adesso, chiaramente, dopo aver parlato di Sony e oggi di Microsoft, parleremo a breve anche di Nintendo, con una chiacchierata, lì non si può analizzare il primo anno di Switch, ma faremo un discorso un po' più ampio per chiudere l'annata, e poi appunto ci affacceremo anche ai migliori giochi per Nintendo Switch in questo momento. Per cui, ragazzi miei, tante le cose da dire, tante le cose da approfondire, fatemi sapere voi cosa ne pensate, e noi ci vediamo alla prossima.